Buon pomeriggio a tutti. Io cedo a Carlo Toffalori, che è il chair per la prima parte, per i primi due interventi. Sì, buonasera, spero che la mia voce si senta. Segnalatemi eventualmente disturbi. Bene, ma per me è un grande piacere poter presentare Ciro Ciliberto, che è professore di geometria presso l'Università di Roma Tor Vergata, ma è sempre stato appassionato delle questioni che animano l'iniziativa del liceo matematico. È stato presidente UMI dal 2012 al 2018 e in questa veste appunto ha sempre sostenuto questa iniziativa, dobbiamo essergli grati anche di quello che stasera si sta realizzando. Ecco, oggi comunque ci parla del tema suo, la geometria, pensare proiettivo. Ricordo i tempi, 25 minuti per l'intervento, poi 5 minuti per le domande. Scusate se cercherò di essere un po' rigido in questo, chiedo scusa in anticipo. Lascio la parola a Ciro. Bene, grazie. Innanzitutto buonasera a tutti e voglio ringraziare in particolar modo Claudio Bernardi per avermi dato l'opportunità di fare questa presentazione. E spero che si veda lo schermo, sì? Si vede? Per ora non ancora, Ciro. No. Ebbene. Fare share screen. Aspetta, riprovo, eh. Ecco, ora ci siamo. Si vede, sì? Si vede bene? Sì, si vede bene. Bene, allora possiamo partire. Allora, questa relazione vuole essere, diciamo, incentrata sulla geometria proiettiva, ma in sostanza vuole essere un invito a considerare la possibilità di effettuare del lavoro laboratoriale su questo argomento. E quindi io cercherò di presentare anche degli aspetti interdisciplinari, non tutti quelli che sarebbe possibile veramente, perché il tempo è poco, su questo argomento. Allora, comincio. Innanzitutto si sa bene che lo spazio proiettivo si ottiene dallo spazio euclideo, cioè lo spazio in cui viviamo, con l'aggiunta dei punti all'infinito, che non sono altro che le direzioni delle rette dello spazio, e poi la geometria proiettiva si industria di studiare gli aspetti speciali di questo contenitore, di questo nuovo contenitore che è lo spazio proiettivo. Ora, per esempio, nello spazio proiettivo, due rette distinte che sono parallele nello spazio ordinario, nello spazio euclideo, si intersecano nel comune punto all'infinito. Ora c'è un'obiezione a questa introduzione dei punti all'infinito, un'obiezione che mi venne fatta da un mio studente qualche anno fa, un mio studente del primo anno. Dice: ma se io percorro due rette parallele non le vedrò intersecarsi mai, quindi questi punti all'infinito sono una mera finzione matematica che non ha alcun riscontro nella realtà fisica. Allora, prima di rispondere a questa obiezione, conviene osservare che in ogni caso i punti all'infinito della geometria proiettiva hanno la loro radice in esigenze molto concrete di natura artistica e tecnica. La geometria proiettiva, la base della geometria proiettiva, vi è la nozione di prospettiva. Che cos'è la prospettiva? La prospettiva è un insieme di procedimenti di carattere geometrico che consentono di costruire l'immagine di una figura dello spazio su un piano, detto quadro, proiettando la stessa da un centro di proiezione posta a distanza finita dal quadro. Allora, gli inventori della prospettiva, l'invenzione della prospettiva si fa risalire usualmente al Rinascimento, e qui vedete alcuni nomi, per esempio Brunelleschi. Brunelleschi illustrò il suo metodo prospettico in due tavolette purtroppo andate perdute, raffiguranti il battistero visto dalla porta di Santa Maria del Fiore a Firenze e di Piazza de' Signoria con Palazzo Vecchio. Poi subentra Leon Battista Alberti con De Pictura, Piero della Francesca con De Perspectiva Pingenti e infine Leonardo da Vinci, il quale dice: la prospettiva non è altro che saper bene figurare l'ozio dell'occhio. Allora, già diciamo, questi nomi ci fanno capire la interdisciplinarità dell'argomento, e volendo impostare un lavoro interdisciplinare su queste questioni, per esempio leggere alcuni brani
reperire e leggere alcuni brani, diciamo, di questi autori può essere una buona idea. Allora, che cos'è la prospettiva? Quindi la prospettiva, ripeto, è la disciplina che consente di costruire l'immagine di una figura dello spazio su un piano, detto quadro, qui nella figura indicata con la lettera PP, proiettando la stessa immagine da un centro di proiezione, detto punto di vista, PV, nella figura, posto a distanza finita dal quadro. Quindi vedete qui il piano geometrale, il piano di terra, diciamo, il quadro è questo foglio perpendicolare al piano di terra. Noi siamo nell'occhio qui nel punto di vista PV e abbiamo i piedi a terra qui in questo punto PS e proiettiamo sul quadro la figura ABC che è nel piano di terra, la proiettiamo sul quadro congiungendo il punto PV con i punti ABC e intersecando questi punti con il quadro. Allora, quello che capita è che rette parallele al piano geometrale e parallele tra loro nella realtà sul quadro si intersecano nel loro punto comune all'infinito che è proiettato sulla retta, sulla linea dell'orizzonte. Quindi, diciamo, la prospettiva è un modo per visualizzare i punti all'infinito, che i punti all'infinito finiscono nella linea dell'orizzonte del quadro. Ora, come ho detto, i procedimenti prospettici si fanno risalire al Rinascimento, ma in realtà sono ben precedenti. E qui abbiamo una splendida illustrazione di questo fatto da un'immagine tratta dal libro di Catastini e Ghione, Le geometrie della visione. E questa qui è la stanza delle maschere nella casa di Augusto al Palatino, ritrovata nel 1961 e datata del 38 a.C. Allora qui vedete c'è questa immagine e qui ci sono le rette, rette parallele nella realtà che diciamo nel quadro vanno tutte quante a congiungersi nel punto all'infinito, comune punto all'infinito, che diciamo si chiama poi di fatto punto di vista del quadro. Questi procedimenti che, come ho detto, erano ben noti diciamo evidentemente già 2000 anni fa, sono andati poi persi e sono occorsi molti secoli per recuperare questa conoscenza. Per esempio, vedete questo quadro di Duccio di Buoninsegna, diciamo, questo risale alla diciamo inizi del 1300, l'annuncio della morte della Vergine, la prospettiva è sbagliata. Voi vedete che qui ci sono delle rette che sarebbero parallele nella realtà, ma che non passano tutte per uno stesso punto del quadro, che dovrebbe essere il loro punto all'infinito. E quindi Duccio di Buoninsegna non conosceva la prospettiva. Già qualche anno più tardi, quindi una quarantina d'anni dopo, vedete in questo quadro di Ambrogio Lorenzetti, c'è una prospettiva molto più accurata. La pavimentazione, il concetto di pavimentazione, poi ci torneremo, la pavimentazione rispetta le regole prospettiche in maniera abbastanza rigorosa. Ancora qualche anno, abbiamo qui il Masaccio, dove diciamo in questo quadro la crocefissione del Museo di Capodimonte di Napoli vediamo invece una prospettiva estremamente rigorosa. Tra l'altro questa è una prospettiva di una volta, quindi è particolarmente difficile da effettuare. E infine arriviamo alla perfezione assoluta con Piero della Francesca. Qui abbiamo la flagellazione sotto la città ideale. La flagellazione addirittura è, diciamo, la prospettiva è realizzata in una maniera maniacale. Anche a... Scusi, professor Ciliberto, mi scusi? Sì. Può tornare alla slide precedente? Con piacere. Sì. Questo quadro non è anche a Firenze? Non so, questo qui è a Napoli veramente. Poi non so se ci sia qualche copia o qualcosa del genere. Insomma. Perché credo che sia
Santa Maria Novella a Firenze. Anche. Esatto, Santa Maria Novella è un affresco questo. È un affresco, va bene, avrò sbagliato allora. Va bene, grazie, grazie a lei. Come dicevo, diciamo, in Piero della Francesca addirittura la prospettiva arriva a livelli di perfezione maniacale. Ora io non posso illustrare qui, in questo quadro ci sono dei dettagli che illustrano come questa prospettiva si è eseguita in una maniera davvero eccellente. Ora, diciamo, da un punto di vista laboratoriale sarebbe interessante diciamo, per esempio, chiedere ai ragazzi di trovare esempi ulteriori tra diciamo, opere d'arte del Rinascimento e anche precedenti o successive che illustrino la tecnica della prospettiva. Insieme alla prospettiva c'è un altro argomento che diciamo, ha a che fare con la geometria proiettiva ed è la cosiddetta gnomonica. La gnomonica è un termine di origine greca che deriva da gnomone, che è un'asta infissa su un quadrante di qualsiasi natura e specie dalla cui ombra si deduce l'ora grazie al moto apparente del sole che fa continuamente muovere. Allora, la gnomonica prevede la costruzione di orologi solari. L'orologio solare è detto impropriamente meridiana, è di solito tracciato su una parete di un edificio, ma può essere anche tracciato sul suolo, oltre all'istante del mezzogiorno dà indicazione di un numero più o meno ampio di ore. L'agnomone è l'asta che è infissa nel muro o nel suolo ed è con un'inclinazione tale da trovarsi parallelo all'asse terrestre. Allora, vi sono delle tecniche di costruzione di orologi solari. Un tempo queste cose venivano studiate addirittura all'università, specialmente dei corsi di matematica e ingegneria, e anche qui, da un punto di vista laboratoriale, può essere estremamente utile coinvolgere i ragazzi nella costruzione di orologi solari. Accanto agli orologi solari vi sono le cosiddette meridiane. Le meridiane, qui è illustrata la meridiana del Brunelleschi in Santa Maria del Fiore, la meridiana è uno strumento atto a fornire l'istante del mezzogiorno e usa il principio della camera oscura. All'interno di un edificio viene tracciata al suolo una curva, che vi farò vedere, la lemniscata del tempo medio, avente un andamento nord-sud. Lo gnomone è costituito da un foro praticato nel soffitto o in una parete situata in direzione sud. L'istante del mezzogiorno avviene quando i raggi solari, proiettandosi dal foro all'interno, descrivono sul suolo la lemniscata. E qui vediamo, ecco, questa qui è la lemniscata, questa viene descritta appunto dal raggi del sole a mezzogiorno in ogni singolo giorno dell'anno, e questa qui è la meridiana di Bergamo al Palazzo della Ragione. Allora, veniamo ora alla risposta all'obiezione che aveva fatto il mio studente. È una risposta che ci è fornita da Federico Enriquez, che è stato, diciamo, non mi diffondo sulla figura di Federico Enriquez, spero che tutti quanti la conosciate, il tempo è poco e quindi devo un po' andare di fretta. Allora, Federico Enriquez, nelle lezioni di geometria proiettiva, sostanzialmente distingue in geometria due tipi di proprietà: le proprietà grafiche relative alla nozione di retta, piano, eccetera, e le proprietà metriche relative alla nozione di distanza. Allora, lui dice, possiamo dire che queste due categorie di proprietà geometriche nascono da due forme dell'intuizione spaziale, l'intuizione grafica e l'intuizione metrica. Noi pensiamo che queste due forme dell'intuizione spaziale, dice Enriquez, si riattacchino nella psicogenesi a due gruppi diversi di sensazioni, le sensazioni visive da un lato, le sensazioni tattili e di movimento dall'altro. Quindi, in sostanza, che cosa ci suggerisce Enriquez? Ci suggerisce che il concetto di punto all'infinito è un concetto grafico e non un concetto metrico. Quindi i concetti metrici sono quelli che si possono toccare, verificare con le mani. Quindi il punto all'infinito non si potrà mai toccare con le mani, ma si potrà vedere, essendo una proprietà grafica, il punto all'infinito si vede e si vede per esempio sui quadri.
va bene? Mentre il parallelismo tra rette è un concetto che si può toccare con mano, in quanto possiamo misurare la distanza fra le due rette in un punto qualsiasi delle due e verifichiamo che essa è sempre costante. Quindi proprietà grafiche sono quelle che si verificano con la vista, proprietà metriche sono quelle che si verificano col tatto e i punti all'infinito appartengono all'ambito delle prime proprietà, le proprietà grafiche. Allora, alla geometria proiettiva possiamo dare un approccio assiomatico. Vediamo qui per esempio gli assiomi della geometria proiettiva del piano, questi sono dovuti a Wiener e poi ad Hilbert alla fine del 1800. Per due punti distinti del piano passa una e una sola retta, ogni retta di P contiene almeno tre punti, due rette distinte del piano si incontrano in almeno un punto, in P nel piano ci sono almeno quattro punti a tre non allineati. E poi ci sono analoghi assiomi per la geometria proiettiva dello spazio. Allora, per esempio, diciamo, questi assiomi consentono di elaborare una geometria proiettiva assolutamente astratta e, ad esempio, esistono piani proiettivi finiti. Questo qui è il cosiddetto piano di Fano, è un piano che ha, vedete, sette punti che sono questi indicati con questi dot scuri e le rette sono quelle che sono qui indicate, i lati e le linee triangolo più la circonferenza. Questo qui verifica tutti gli assiomi della geometria piana proiettiva ed è un piano proiettivo. Ora, nella geometria proiettiva ci sono alcuni teoremi fondamentali, per esempio il teorema di De Sargue. Il teorema di De Sargue dice questo: prendete due triangoli, questi due triangoli si dicono prospettici se esiste un punto O del piano tale che le rette che congiungono punti corrispondenti dei due triangoli passino per questo stesso punto. Quindi vedete qui le rette A', BB', CC' passano per uno stesso punto O. Bene, se capita questo, allora prendete i lati corrispondenti, li intersecate e capita questa strana coincidenza che i tre punti di intersezione delle coppie di lati corrispondenti stanno su una stessa retta. Quindi qui vedete i lati AB e A'B' si intersecano in questo punto qui, i lati BC, B', C' in questo punto R, i lati AC, A', C' in questo punto Q. I punti P, Q e R stanno su questa stessa retta. Questo non capita, a meno non capita se non quando i due triangoli sono prospettici. Allora, il teorema di De Sargue si può facilmente dimostrare se noi usufruiamo della geometria dello spazio. Ora io qui non posso entrare in dettagli, ma vi ho fatto una figura in cui voi avete un triangolo qui nel piano geometrale, e lo stesso triangolo proiettato sul quadro. Ebbene, vedete che quindi questi due triangoli sono prospettici in quanto le rette A', BB', CC' passano per O, che è il punto di vista. Beh, se noi guardiamo questa figura come la stiamo guardando, proiettata su un ulteriore quadro, che è il foglio su cui stiamo guardando questa figura, vedete che i lati corrispondenti si intersecano in tre punti che sono T, Q e P e questi tre punti si trovano sulla retta che è proiezione della intersezione del quadro con il piano geometrale. Ora la questione è questa, questa dimostrazione quindi si ottiene utilizzando la geometria dello spazio, ma la domanda è: possiamo trovare una dimostrazione di questa cosa che fa uso solo della geometria del piano? La risposta è no, perché ci sono piani proiettivi in cui non vale il teorema di De Sargue. Uno di questi è dovuto a Moulton, un matematico dell'inizio del Novecento. Allora, torniamo alle pavimentazioni. Come si fa a disegnare una pavimentazione? Questo è un esempio di pavimentazione.
Allora, una pavimentazione si disegna così, no? Prendete intanto una retta, che sarà la retta dell'orizzonte sul quadro, e prendete due punti su questa retta. Questi punti saranno i punti all'infinito dei lati dei quadrati della pavimentazione. E cominciate a disegnare, ecco, in questo primo quadrato, in questo primo quadretto, cominciate a disegnare due lati che passano per questi due punti all'infinito. E questi mi disegnano il primo quadrato della pavimentazione. Allora mi scrivo, mi traccio qui la diagonale di questo quadrato della pavimentazione e vado a finire sulla retta all'infinito in questo punto qua. Questo punto qua sarà il punto all'infinito delle diagonali dei quadrati. Bene, vado a questa seconda immagine. Da questo punto all'infinito delle diagonali io mi traccio la retta che passa per questo punto e passa poi per quest'altro punto qua. Questa sarà la diagonale del secondo quadrato e infatti io vado ora a questa figura qui, mi congiungo questo punto con il punto all'infinito di questi lati e mi disegno il secondo quadrato della pavimentazione. E dopodiché vado avanti, mi vado a tracciare ora il lato passante per questo punto e passate poi per quest'altro punto qui, bene, vedete, e questo mi disegna il terzo e il quarto quadrato della pavimentazione. Ora qua succede una cosa molto interessante, una coincidenza, come direi, che questi tre punti, questo punto e questo punto sono allineati, e cioè questo è come dire che questo qui è il punto all'infinito della diagonale anche di questo quadrato, come deve essere, perché tutte le diagonali dei quadrati devono passare per questo punto qua. Allora, il motivo di questa coincidenza è disegnato qua. Io ora non ho il tempo di entrare in dettaglio, ma il motivo di questa coincidenza è che vale il teorema di De Sarghe. Il teorema di De Sarghe ci aiuta a dimostrare che effettivamente questa retta passa per tutti e tre, questi punti. E va bene, il tempo purtroppo è poco e quindi salto direttamente all'ultimo argomento di cui volevo parlare, e precisamente alla possibilità di giocare un po' con del materiale per provare a capire se noi possiamo vedere il piano proiettivo. Piano proiettivo reale, cioè il piano proiettivo diciamo della geometria euclidea a cui ho aggiunto questi punti all'infinito. Come facciamo noi a ottenere un modello topologico del piano proiettivo reale? Beh, facciamo in questo modo qui. Vedete, prendiamo un quadrato, va bene, prendiamo un quadrato oppure prendiamo un disco, comunque prendiamo per esempio un quadrato. Prendiamo un quadrato e prendiamo l'interno del quadrato. L'interno del quadrato voi lo potete immaginare come il piano privo dei punti all'infinito, no? Come compattificazione del piano privo dei punti all'infinito. Ora dobbiamo aggiungere i punti all'infinito. I punti all'infinito come sono fatti? Beh, prendete il centro del quadrato e tracciate una retta. Questa retta avrà un unico punto all'infinito. Questo punto all'infinito è però qui, diciamo, manifestato nelle due intersezioni che ha questa retta con il bordo del quadrato. Queste due intersezioni vanno identificate tra di loro. Quindi il piano proiettivo reale, in sostanza, si può ottenere da un quadrato identificandone il bordo secondo le frecce che sono qui indicate. Quindi identifico ad esempio questo punto qua con questo punto qua e poi vado avanti identificando ciascun punto di questo lato con ciascun punto di questo lato, però vedete in maniera inversa. E così la stessa cosa per questi due lati qua. Questo qui è un modello del piano proiettivo reale. Ora, come si ottiene questo modello? Beh, allora faccio la cosa seguente, vedete. Prendo questo quadrato e ci
taglio, faccio un taglio in questo quadrato tagliando questa zona verde, quindi faccio questi due tagli diagonali e taglio questa zona verde. Questa zona verde, che cos'è ora? È una striscetta a cui io ho identificato questi due lati, però identificando questo lato in questa direzione con questo in quest'altra direzione. Beh, questo qua lo sanno tutti quanti, è il nastro di Möbius. Va bene? Allora, cosa mi è rimasto quando io tolgo questo nastro di Möbius? Quando tolgo questo nastro di Möbius mi sono rimasti questi due triangoli in cui devo identificare questo lato con questo e questo lato con questo, così come sono indicate le frecce. Beh, invece di avere dei triangoli, al posto dei triangoli io posso metterci due, dal punto di vista topologico la stessa cosa, due semicerchi in cui devo identificare questo diametro con questo secondo l'andamento delle frecce. Beh, quando faccio questa identificazione ottengo un disco. Quindi che cos'è il piano proiettivo? Il piano proiettivo non è nient'altro che un disco a cui ho attaccato un nastro di Möbius lungo il bordo del nastro di Möbius. Va bene? Quindi abbiamo questa immagine del piano proiettivo, immagine topologica del piano proiettivo reale. Allora la questione è questa, e questa è una cosa carina che si può provare a fare laboratorialmente. Proviamo a costruirci un modello concreto di piano proiettivo con un disco di stoffa e una striscia di stoffa. Quindi prendete per esempio un disco, poi prendete una striscia di stoffa, la quale striscia di stoffa ha per esempio una chiusura lampo, la potete chiudere con una chiusura lampo, e dovete fare in modo che la lunghezza del bordo della chiusura lampo, quindi voglio dire la somma delle due lunghezze dei bordi, sia uguale alla lunghezza della circonferenza di questo disco. E dopodiché provate a cucire il bordo di questa stoffa, di questa striscia di stoffa a questo disco, identificando però questa striscia di stoffa in modo tale che questa risulti un nastro di Möbius. Poi potete aiutarvi in questa cosa aprendo la chiusura lampo, e dopodiché poi dovrete chiudere la chiusura lampo per ottenere il modello del piano proiettivo. La questione è: si riesce a fare questa operazione? Allora la risposta è no. Perché il piano proiettivo non si riesce a immergere nello spazio tridimensionale. Per vedere, se fosse possibile vederlo lo spazio proiettivo, bisogna andare nello spazio a quattro dimensioni. Perché di questa cosa? Allora, il perché di questa cosa è spiegato dalla cosiddetta presenza dei links. Che cosa sono i links? I links sono due o più circonferenze che sono in qualche modo poste fra di loro in una certa posizione. Allora, se le circonferenze si possono deformare continuamente in modo da staccarle l'una dall'altra, si dice che il link è banale. Quindi, per esempio, questo, il primo A, è un link banale, anche B è un link banale, C non è un link banale perché le due circonferenze sono annodate. Va bene? Allora, nel nastro di Möbius c'è un link non banale, e il link non banale è il seguente. Prendete questo rettangolo e identifichiamo i due lati estremi che vedete qui nella maniera che è indicata dalle due frecce, creando così il nastro di Möbius. Allora vedete che questa linea orizzontale, quando avete fatto questa identificazione, diventa una circonferenza. Così pure le due linee orizzontali che costituiscono il bordo del rettangolo fanno formare un'altra circonferenza. Ebbene, queste due circonferenze sono annodate fra di loro e costituiscono quindi un link non banale. Ora, il piano proiettivo si deve realizzare incollando un disco a queste due circonferenze, ad una delle due circonferenze, attaccando un disco a queste due circonferenze, in modo tale
si crei per l'appunto il piano proiettivo. Bene, ma vedete che questo disco di stoffa verrà inevitabilmente a intersecare se stesso, perché per l'appunto i due link sono annodati. Quindi il piano, questa è una dimostrazione visuale per cui il piano proiettivo non si può realizzare nello spazio tridimensionale. Allora io ho finito, spero che qualche spunto vi sia stato dato per cercare di organizzare un tentativo di lavoro laboratoriale su questi argomenti e bene, auguro a tutti voi un proficuo proseguimento del pomeriggio. Grazie. Grazie tante per l'intervento ricchissimo di spunti, dovrebbe essere un applauso almeno virtuale insomma per il ringraziamento. Non ho visto domande se non una che ha già ricevuto una risposta così interna, non so se ce ne sono, in realtà la nostra mezz'ora è finita, forse c'è tempo per una domanda al massimo, se rapida e schematica, ma non ne vedo. Allora ringrazierei di nuovo Ciro Ciliberto per il suo intervento a nome di tutti quanti.